Sei qui al festival. Come hai visto cambiato il festival? Se c'è qualcosa di particolare che hai notato e che ti è piaciuto che è cambiato? Allora, io l'ho visto nascere il festival perché nella prima edizione io ero ospite, quindi sono stata premiata e poi dalla seconda edizione è cresciuto esponenzialmente, si è aperto anche a un respiro internazionale, basti pensare a tutte le attività che il social durante l'inverno porta avanti, passando per Los Angeles, Tokyo, Sydney, Londra, Parigi, quindi voglio dire, parla da sé e poi è un festival più maturo, più consapevole. Sono ormai delle basi importanti. Ogni anno però è diverso, come è giusto che sia, perché cambiano le aspettative delle persone, cambia il cinema, cambiano le tendenze, cambiamo noi in quanto, voglio dire, si cresce. Quest'anno trovo molto interessante l'introduzione di momenti musicali, Anastasio, i Boland, perché comunque si riesce innanzitutto a coinvolgere più generazioni. E anche più gusti in genere, quindi l'appassionato di cinema, l'appassionato di televisione e da quest'anno anche l'appassionato di musica può venire in piazza e godersi uno spettacolo bellissimo. Qual è invece il tuo lavoro dietro le quinte del festival, oltre ad avere la responsabilità, che abbiamo parlato prima, con il pubblico? Guarda, dietro le quinte io non sono una che, poi lo diranno anche loro, non sono una che finisce il mio, mi siedo tutti zitti, affari vostri. No, nel senso se c'è una problematica, se c'è una cosa da risolvere, io partecipo attivamente anche al loro lavoro, soprattutto quando siamo magari dietro il palco che devo risalire. Capita spesso che durante la giornata mi venga chiesto magari un parere, un consiglio, cerco di darlo senza impormi perché è il loro, non è sicuramente il mio. Però cerco comunque di essere collaborativa al massimo e non ridurmi soltanto a presentare la serata con il microfono in mano e poi andarmene in hotel. Cerco poi di andare al dopo festival, di fare gruppo con le persone, con gli ospiti che sono intervenuti, piuttosto con i cast oppure le persone tecniche, eccetera, eccetera, di ogni progetto che partecipa. Invece, durante queste giornate che ci sono le proiezioni dei corti, tu partecipi qualche volta? Sei interessata a vedere qualche corto? Guarda, a volte non, preferisco non farlo, perché comunque influenzerei anche quello che dicevo, no? Mi influenzerei sull'attore che poi partecipa o che mi raggiunge sul palco, piuttosto che il regista. Poi è normale avere magari delle preferenze e non vorrei mai che sul palco si vedesse una mia preferenza. Tu immagina magari tre film in concorso, io preferisco il secondo, vince il terzo. Non vorrei mai che nel mio tono di voce si potesse avvertire una sorta di, tra virgolette, delusione. Quindi preferisco rimanere esterna anche da questo, oltre che, come dicevo in conferenza, anche proprio dalla conoscenza degli ospiti. Preferisco fare tutto completamente sul palco. Quindi ti impegni soprattutto sulla presentazione, poi prepari tu le interviste, ti fai aiutare, come No, funziona? allora la scaletta, in questo dicevo, fanno un lavoro eccezionale, la preparano loro con le domande. Naturalmente io ci metto sempre del mio, se ho delle curiosità, senza entrare troppo magari nei particolari o magari piuttosto una domanda che potrebbe dar fastidio o cose del genere, io la faccio sempre. Quindi magari le domande sono due, diventano sei, perché io metto anche del mio, perché poi credo che la cosa importante sia in un qualche modo soddisfare anche il pubblico che ci è venuto a guardare. Quindi chiedere a Gianluca Di Gennaro, parlaci, è vero che sarai il Rosy Abate? Quelle sono cose che le persone nella nuova serie, no, di Rosy Abate, quelle sono cose che le persone vogliono sentirsi dire, magari non era prevista in quel momento, però ci metto sicuramente del mio. Io ho una grandissima memoria fotografica, quindi quando studio la scaletta ho dei flash, dei riferimenti, ma proprio mentali, fotografici, e poi ne faccio un bel minestrone mio, ok? Un bel miscuglio, vado a destra, vado a sinistra, che se mi dovessero seguire, ormai ci hanno rinunciato, farebbero un po' fatica.
Ecco Roberto, infatti anche questa intervista era prevista tre domande, invece adesso ne facciamo sei, te ne faccio tre anche io. Va benissimo. Tu hai recitato in serie TV, film per il cinema e teatro, ma qual è stato il personaggio più difficile che hai dovuto interpretare? Quello che magari non ti ha creato un po' di difficoltà nell'entrare in empatia? Guarda, è stato il più difficile ma anche il più bello, quindi... questa poi è una particolarità di un attore: più lo metti in difficoltà, più lui probabilmente è soddisfatto poi nel risultato finale. Io interpretavo una ragazza nella serie TV della Rai con Joelle Dix, con Lucrezia Lante della Rovere, Uno di noi, una ragazza che veniva strappata dai fratelli per delle problematiche dove la mamma aveva difficoltà a crescerli. Questa ragazza impazzisce completamente, ma impazzisce anche proprio nei movimenti, negli atteggiamenti, quindi magari mi ritrovavo a dover avere una sorta di crisi epilettica o comunque dover sbattere la testa al muro. È un lavoro difficilissimo, però sicuramente mi ha dato tantissime soddisfazioni. E in quale film avresti voluto recitare? Che ruolo avresti voluto interpretare? Ma guarda, allora, fondamentalmente mi sono sempre avvicinata di più alla commedia, quindi basti pensare ai Cesaroni o piuttosto che a Caro Maestro quando ero piccola o al film per il cinema che ho fatto. Ruoli drammatici, ecco, giusto quello che ti ho raccontato. Quindi mi piacerebbe fare un film, magari un film più di cassetta, un film più impegnato, impegnativo, dove magari è un ruolo che ha un mondo interiore da dover tirare fuori, magari un mondo che possa trovare sicuramente una luce, però che parte magari dall'oscurità. Ecco, questo mi piacerebbe interpretare. Senti, quanto c'è di improvvisazione nel tuo recitare? Beh, sicuramente il copione è quello, quindi va seguito per forza di cose. Poi ha a che fare anche con l'attore che ti sta accanto, ti dice che sei impazzita, certo. Però c'è molto di me, è normale che sia così, no? Io dico sempre che metto un po' di mio in ogni personaggio, però poi è tanto il personaggio che lascia magari in me, perché mi fa scoprire dei lati che non conoscevo, comunque che tenevo nascosti o che avevo paura di conoscere. Di conseguenza sicuramente si può rivedere la Roberta in diversi ruoli, già per quanto riguarda una mimica facciale, per quanto riguarda un sorriso, per quanto riguarda uno sguardo, sicuramente quella è Roberta. Poi, come ti ho detto, metto un po' di mio nel personaggio, ma poi alla fine è il personaggio che lascia qualcosa in me. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi.